Nonostante la forte carenza di magistrati, il TAR Abruzzo è riuscito nel corso dell'anno 2017 a migliorare la risposta alle domande di giudizio espresse dal territorio, con particolare attenzione alla ricostruzione nei crateri sismici dei terremoti del 2009, 2016 e 2017, ai contenziosi legati agli appalti pubblici indetti per la ricostruzione, ai numerosi ricorsi contro il silenzio delle amministrazioni sulle istanze di indennizzo per riedificazioni e miglioramenti sismici, nonché alle correlate richieste di esecuzioni del giudicato e di nomina di commissari ad acta, che hanno anche comportato aggravi di spesa, a cui di fatto è seguito l'invio di numerose segnalazioni alla Procura regionale della Corte dei Conti. È stato questo una parte del bilancio del presidente del TAR Abruzzo, Antonio Amicuzzi, nel corso dell'apertura dell'anno giudiziario 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo. C'è stato un po' un aumento del contenzioso a seguito dell'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nei Carabinieri, però per il resto insomma, tutto più o meno normale. È stato reintegrato uno dei magistrati che venivano meno, contiamo di aumentare considerevolmente almeno di 200-300 sentenze la produttività e quindi ci sarà una riduzione dell'arretrato e anche maggiore velocità nel decidere le cause, quindi spero che sia un anno abbastanza produttivo. All'apertura dell'anno giudiziario 2018 del TAR Abruzzo anche il Presidente del Consiglio di Stato Alessandro Paino. Io penso che tutto è centro e che non ci sono periferie e che quindi andando, recandomi talvolta in questo, io cerco di dare corpo, forza, sangue a quest'idea, cioè al fatto che tutti siamo in qualche modo legati da un interesse comune e da una capacità comune di ascoltare i cittadini. Quindi se nei limiti di quello che io posso fare cerco di testimoniare questo anche attraverso la mia presenza nelle sedi, diciamo, apparentemente periferiche.